Buongiorno ragazze, nuovo vlog. Oggi è lunedì mattina, stamattina ho iniziato il mio nuovo percorso, il mio nuovo stile di vita alimentare. Sono molto euforica, molto contenta, mi sento già meglio con la mia coscienza e con me stessa. Ho preso appunto anche le mie goccine naturali e adesso sto andando a fare delle commissioni. E faccio un paio di commissioni e poi torno a casa. C'è anche una bellissima giornata, quindi wow. Allora, commissioni fatte, sto tornando a casa e tra l'altro ci tenevo a darvi una notiziona che ci emoziona tantissimo, che Alessandra ha messo il primo dentino, è uscito finalmente, poco, ma è uscito, quindi tanta emozione. E niente, adesso vado a casa a fare le solite pulizie e noi ci vediamo dopo. Amore, siamo da Universo Bimbo e sto guardando delle offerte di tutine perché sono a corto di tutine. Allora, stavo pensando, prendo anche te, di prendere questa qui. Hanno il 50% di sconto, carina, mi piace col 50% di sconto. Quanti giochini! Anche Fede si sta guardando i giochi. Guarda quanti giochi! Belli i giochini da vivere, scalci felice! Cosa vuoi dire? Vediamo se c'è qualcosa che ti aiuta con sto dentone. Allora, finalmente tornati. Vi faccio vedere prima questo gioco che ho preso a Federico per par condicio, mettiamolo così, con appunto il kit del poliziotto, il bravo poliziotto che ci difende dalle persone cattive. E poi abbiamo preso, allora ho preso questa tutina qua, che ho praticamente quasi litigato col cassiere, cioè non potete capire, veramente il nervoso. È bellissima, ve l'ho fatta vedere prima e non so se avete visto prima mentre vloggavo lo stand con tutte le cosine al 50%, e c'era scritto che acquistando 3 capi di questi al 50% si aveva il 70% di percentuale di sconto. Arrivo alla cassa e mi fa pagare il prezzo pieno, ovvero 15,90 euro. Al che gli dico, ma non era il 50% di sconto? Lui mi fa, no, non penso proprio. Già la risposta, gli faccio, no, non penso proprio io, nel senso che c'era proprio il cartello 50% di sconto, quindi mi sembra un po' strano. E lui mi fa, prova a telefonare. Telefona, alza il telefono, chiama, non risponde nessuno e mi fa, mi ridice il totale con il prezzo pieno. Gli faccio, no, forse non ha capito, io a prezzo pieno non la prendo, la prendo solo se c'è il 50% di sconto. Ah, vabbè, come per dire, così non rompe le scatole, glielo applico io lo sconto e me l'ha messo lo stesso. Ma c'era scritto così, comunque l'ho preso nel, mi fa, magari è un'offerta vecchia. E faccio, capito, non è un problema mio, togliete il cartello, cioè vabbè, sempre solite discussioni per tutto. Poi ho preso come giochino per Ale, per il suo primo dentino, le ho fatto un regalo, questa bellissima Cenerentola, e praticamente vi faccio vedere come funziona. Si schiaccia la testa, ecco, adesso non va perché non sono sul duro, comunque premendo girano tutte le palline.
Vedete, ve lo dice anche qua nella spiegazione. Mi piaceva un sacco, lei la guardava tantissimo e quindi ho detto vabbè dai, gliela prendo. Ed è molto molto carina. E poi niente, abbiamo preso il volantino, così poi ce lo guardiamo. Buongiorno! Sì, quella che sentite è Nala perché non vede l'ora di uscire, ce l'ho qui già al guinzaglio e siamo per andare. Io, Riccardo e Alessandra e Nala, perché Federico non c'è che col suo papà, stiamo andando a fare un po' di commissioni e quindi faremo una passeggiata. Adesso andiamo! Oh mia, è euforica, andiamo, basta, vi spiegheremo poi strada facendo. Finalmente a casa, lo so, non ho filmato praticamente nulla se non uno scoiattolo, però eravamo presissimi dalle mille commissioni da fare, però siamo molto molto contenti e soddisfatti, siamo riusciti a fare tutto e niente, quindi adesso vi mostro quello che vi posso mostrare, perché non vi posso mostrare tutto ma farò poi due video distinti. Comunque abbiamo trovato un negozio che aveva un sacco di cose, una specie di bazar per la casa, per tutto, e quindi non vi posso mostrare tutto, quindi vi mostro quello che posso, tipo questo intimo della Fresh and Clean a 1,20€ soltanto. Poi ho preso questo stampino qua per biscotti con il cuore, il cerchiolino, la stellina, l'orsacchiotto e due animaletti per i bimbi, cioè per Federico principalmente adesso. E per anche un'altra cosa, poi cosa vi posso mostrare? Mi sono presa, anzi, per Ale ho preso questi mini elastichini per capelli, perché lei li ha molto lunghi, quindi gli viene già la fontanellina e volevo fargliela, insomma, sono curiosissima, oppure per me, insomma, se mi servono per fare delle treccine, adesso vediamo. E poi sacchetti per Nala, ne abbiamo presi 6 a 1,40€, gli elastichini non c'è scritto ma 1 euro mi pare, 1,20€ comunque giù di là. Sacchettini per Nala, poi cos'altro vi posso far vedere? Questo accendigas qui a 1,50€ se non erro. Poi mi pare basta. Sì, mi pare basta. E poi ho preso una nuova cerata per il tavolo, sono contentissima perché mi sa proprio di autunnale, molto bella, ci è piaciuta tutte e due, quindi l'abbiamo presa ed è fatta così, poi dopo magari la mettiamo così vediamo come sta. E niente, adesso faccio un'altra parte di video dove vi farò vedere tutto il resto che ho comprato, però lo vedrete poi in un futuro. E niente, quindi direi che ora vado a sistemare tutto, faccio l'altro pezzo di video e ci vediamo dopo. Ecco, poi tu arrivi in soggiorno e trovi questo. Sei comoda, Nala? Cos'è che vuoi dire tu? E cos'è che vuoi dire? Gnam gnam, che ti mangi il massaggio gengive? E gnam gnam, col ciuccetto nascosto qui. Gu 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 gu. Da. E ciao, principessa. E ciao. Non ci riesci col ciuccetto, eh? Amore, che fai? Ti filmo mentre sei all'opera. Oh. Mentre monti il nostro nuovissimo letto. Cin cin. Allora, questo è un vlog un po' particolare perché stiamo facendo salti temporali di quelli che manco lì per spazio rende giustizia. Ore, allora, ore. Sono l'ultimo pezzo hai fatto alle boom alle 4. 4
Adesso sono le 7:10. Nel mentre io ho montato il letto e ne avete visto un pezzettino. Io ho fatto il letto con le lenzuole e tutto. Io sono E andato al adesso supermercato. a comprare delle cosine che adesso vi mostrerà. E io adesso dovrò fare una cosa che ora vi spiegherà. No, spiegherai tu e farei No, vedere. pure. Sì, Non perché l'ho se non già te lo... visto, ce l'ho già fatto il Vabbè, ma video. tu fai lo vedere, che è così. Dai, un refresh su come si fa il... Boh, ora me lo dice. Vi tengo così perché poi il mio amore mi prende in giro, che dice che è punto verso l'infinito e oltre. E poi si vede il casino, tipo la borsa di del mio amore. Adesso vi faccio... Ciao. Adesso vi faccio vedere Sì. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora. Tan tan tan. Abbiamo preso Capitan Mutanda insegna. Le alghe Nori. No? Sì. Poi abbiamo preso il riso per il sushi, che insieme alle alghe Nori e insieme al sushi su formano il riso per fare E poi con un'aggiunta fantastica di salmone, E poi due avocado. e manca una roba. Cosa manca? Il Filadelfia, amore. Ah, vabbè, il Filadelfia, ma tu cos'è questo? Dai, Vi non faccio ti fare vedere il pignolo, su. No, i due manghi, sono che avocati, non i due manghi. avocati manghi, mango per sogno, che sono mango, i due avocati che ho comprato. Voilà, come mi ha detto il mio amore, devono essere morbidi ma non troppo. E mi ha fatto venire in mente, voilà, ciao. Mi ha fatto venire in mente il film, quello di Benigni, La vita è bella, dove il capocameriere gli dice che se un girasole si inchina al sole, ma se si inchina troppo vuol dire che è morto. Non so l'analogia, ma va bene così. Ragazze, abbiamo finito. Ecco qua il risultato. Ho provato a fare anche due coni. E voilà, ecco qua tutto il sushi che abbiamo fatto. Non penso Che proprio ha che lo... fatto? È stata lei, è stata No, bravissima. il mio amore mi ha aiutato. Non è vero, sì, la facevo l'assaggiatore. Sì, tutti i culi dei roll se li mangiava lui. E anch'io devo confessare. E niente, abbiamo finito, sono le 10 meno 10, quindi ci ho messo un po', però siamo soddisfatti, quindi ora ceniamo e noi ci vediamo domani. Ciao, buonanotte! Buongiorno, buona domenica. Allora, ho pensato di diciamo sistemarmi perché prepararmi è un parolone. Mi sto dando una sistemata perché sto per fare un video mukbang, ma non mi abbufferò sicuramente. Però ieri sera, per chi mi segue su Instagram già lo sa, quindi se non mi segui lascio sempre il mio nome qui nell'info box. E ops, ho tenuto un po' di sushi da parte per farvi un video in cui chiacchiero con voi mentre mangio appunto questi pochi roll che mi sono avanzati, perché oggi sono tutto il giorno sola, Federico non c'è e Riccardo è a lavoro, quindi la bimba sta facendo ninna. È un po' tardi perché sono le 2:30, però sono riuscita ora ad addormentarla e quindi ho detto ok, mi do una sistemata, ma proprio giusto per non sembrare una casalinga frustrata, direi che il termine è più giusto. E visto che stamattina ho fatto pulizie, ho fatto queste cose qua, ci tenevo appunto a raccontarvi un paio di cose che mi sono successe. E quindi ho detto: quale miglior modo se non un video in cui mangio con loro, visto che vi piacciono sempre tanto tanto. Quello sul McDonald's di famiglia vi è piaciuto tantissimo. E mi ha fatto veramente tanto tanto piacere ricevere un sacco di vostri commenti. Appena ho un minuto, giuro che rispondo a tutti. E poi niente, ho detto vabbè, oggi sono da sola, ho questa roba che mi è successa. Quando
Quando è che mi è successa sta cosa qua? Venerdì mi pare. Sì, perché c'era sia Fede che Ricky. E sabato, cioè ieri, già Fede non c'era, quindi è venerdì. Venerdì mi è successa questa cosa mentre tornavamo tutti insieme dal supermercato. E io ci tengo tantissimo a raccontarvela, a dirvi tutte le sensazioni che ho provato, perché sono cose che non accadono tutti i giorni e che mi ha stupita, cioè neanche stupita, però ho avuto una reazione istintiva che ci tengo a raccontare, perché ci sono rimasta un po' così. E quindi insomma, rimanete in attesa di questo video mukbang sushi fatto da me, così mi direte cosa ne pensate di quello che mi è successo. Comunque, se è successo anche a voi, sono curiosissima di sapere se anche a voi è mai successa una cosa del genere o simile. Allora, in realtà non voglio fare assolutamente un trucco chissà che, anche perché sarò a casa, però voglio insomma essere un po' più sistemata, visto che stamattina ho fatto pulizie compulsive e non ho neanche finito, perché siamo nella fase dentini, fastidi, e quindi oggi ho dovuto darle un pochino di tachipirina, aveva bisogno di un aiutino. E poi adesso voglio provare a prendere il gel che presi già per Federico, che funzionava tantissimo, che non ho trovato l'altro giorno in farmacia, quindi devo ripassare perché gli deve arrivare. Comunque pensavo, dicevo, di mettere giusto un filo di eyeliner, non vado a mettere neanche l'ombretto sinceramente, solo che io senza eyeliner faccio fatica veramente a... cioè cambia tantissimo lo sguardo con l'eyeliner. Non so se la pensate anche voi così, ma io senza eyeliner mi vedo proprio lo sguardo un po' spento, cioè guardate già come cambia, anche solo una piccola riga, no? Però dà un'intensità diversa allo sguardo, agli occhi, non lo so. Ecco, anche solo così, molto molto semplice, però... mi sento meglio, mi sento meno malata, ecco. Già che sono guarita, direi che non è il caso di sembrare malata, no? Ok. Mi piace, mi piace. E poi che altro vi volevo dire? Niente, che ho una fame pazzesca perché sono le 2:30. Tra l'altro di là dove volevo fare il video a quest'ora non c'è neanche più un po' di sole, c'è di qua e io mangerò di là in cucina, quindi boh, adesso vedrò come fare. Perché non ho voglia di prendere la luce grande, perché ho paura di svegliare la bimba. Già ho fatto fatica ad addormentarla, povera cucciola. Non voglio svegliarla. Sì, questa qui che vedete è una maglia di Diabolik. Perché io in casa sono super super freddolosa, ma anche fuori casa io patisco proprio il freddo. Riccardo lo patisce molto meno, infatti... una volta abbiamo fatto una prova diverse volte e lui ha proprio una temperatura basale diversa dalla mia, cioè io ho una temperatura più bassa, mi pare. Sì, più bassa e lui più alta di me. E quindi lui, prima che gli viene freddo, bisogna essere a 10 gradi sotto zero. 10 gradi sotto zero lui, e io, vabbè, a me basta arrivare a 10 gradi che già ho freddo. Va bene, mi sento già un po' più sistemata. Io direi che chiudo qua questo vlog, così vi lascio. Direi che ho parlato già abbastanza, avete visto, spero, abbastanza. Vi mando un grossissimo bacio. Tra l'altro oggi volevo farmi le unghie, guardate, le ho fatte crescere
in maniera da averle naturali per farci la colata di gel sopra, però non so se ce la farò perché ho troppe cose da fare. Adesso girerò il video, faccio pranzo, poi se si sveglia la bimba dovrà fare merenda, devo finire anche di lavare i pavimenti, ho anche dei vestiti da sistemare, quindi magari stasera quando arriva Riccardo, mentre ci guardiamo un film, mi prendo il mio il mio asse da stiro, perché sì, lo tengo basso basso, sapete il livello minimo di altezza, mi siedo sul divano e me ne faccio mentre guardo un film, quindi potrei anche valutare di far così, almeno se la bimba si sveglia so che c'è lui e sono tranquilla, perché se mi faccio le unghie adesso, sono sola e lei ha bisogno, è un po' un casino, cioè per carità mi posso anche fermare, non succede nulla, però sarebbe un po' un casino farlo a rate, mettiamola così. E quindi vi dicevo che in ogni caso questa è la sua felpa. Scusate, mi sono interrotta. Perché non so, quando mi manca io mi metto la sua felpa e lui me la presta volentieri. Insomma, è una cosa che abbiamo sempre fatto dagli inizi che stavamo insieme. Quando mi mancava lui mi dava sempre la sua felpa. E soprattutto quando ho anche freddo. Detto ciò, vi lascio veramente, vado a mangiarmi il sushi rimasto. A presto con un nuovo video. Ciao!